protagonista del Chiedi chi era di questa settimana non è semplicemente un grande regista italiano che ha diffuso il cinema nostrano nel mondo, ma è soprattutto un grande autore che ha fatto capire a tutti quanti, italiani e stranieri, che il cinema italiano non è solo una questione di grande arte, di invenzione del linguaggio, ma è anche una questione industriale, ma è anche un rapporto molto forte con il cinema popolare. Chi era Sergio Leone? Sergio Leone era un regista romano, nato il 3 gennaio del 1929 e morto a soli 60 anni il 30 aprile del 1989. Ha vinto due David di Donatello e un Nastro d'Argento e ha avuto anche una nomination come miglior regista ai Golden Globe. Un figlio d'arte, il padre Roberto Roberti era un regista e attore del cinema muto e a lui Leone dedicherà anche il proprio soprannome, il proprio nome d'arte quando dirigerà i primi film Bob Robertson e Dibice Valeran, un'attrice anche lei dell'epoca del muto. È evidente che quindi il cinema lo respira da subito, fa parte della sua vita ed è naturale che da giovane, da piccoletto, frequentasse già i set cinematografici facendo tutta la gavetta che si faceva ed arrivando poi a diventare assistente alla regia, aiuto regista o regista della seconda unità, che era colui che insomma nei film avventurosi, nei film d'azione, dirigeva le scene d'azione. È lì che gli viene la grande passione per il cinema popolare. Comincia a interessarsi di peplum, quindi film in costume, film storici, però soprattutto film d'avventura in chiave storica, come dire, arriverà ad esordire alla regia sostituendo Mario Bonnard negli ultimi giorni di Pompei. La sua prima regia però sarà proprio, come dire, una diretta conseguenza. Infatti il nome di Sergio Leone non compare negli ultimi giorni di Pompei. E allora, come accordo, gli danno la possibilità di dirigere un film tutto suo, che è Il Colosso di Rodi. E già qui si può capire molto di quello che poi sarà il cinema popolare italiano degli anni 50, 60 e 70, ossia bassi budget, in alcuni casi bassissimi, ma l'intelligenza dei registi e delle maestranze, dei capi reparto del film lo faranno sembrare spettacolare come le grandi produzioni hollywoodiane in cui Leone aveva lavorato, soprattutto in Quo Vadis e Ben-Hur. Il Colosso di Rodi è il suo primo film, da lì, dal successo di quel film, parte quella che è la leggenda di Sergio Leone, la trilogia del dollaro con cui inventa lo spaghetti western, C'era una volta il West e Giù la testa, che invece chiuderanno proprio l'epopea dello spaghetti western in senso stretto, in senso classico, fino ad arrivare nel 1984 con C'era una volta in America, il suo ultimo film, pochissimi film che però segnano e cambiano il cinema italiano. In mezzo, molti progetti non realizzati, molte pause lunghissime, soprattutto quella appunto tra Giù la testa del 71 e i 13 anni che lo porteranno poi a girare C'era una volta in America. In questi 13 anni scriverà molte sceneggiature, farà una regia fantasma con Tonino Valeri per Il mio nome è nessuno e scoprirà anche talenti come Carlo Verdone che farà proprio esordire lui al cinema. Dopo la morte, molti progetti restano incompiuti, soprattutto quel film sull'assedio di Leningrado che Jean-Jacques Annaud e altri registi hanno provato a fare, lo stesso Tornatore ci sta provando da molti anni a fare e nessuno ancora ci è mai riuscito. Per quale motivo Sergio Leone ha il posto che gli spetta, il posto giusto, mi viene da dire, nella storia del cinema? Per lo spaghetti western, certo, ma non semplicemente perché ha inventato questo genere, ma perché questo genere è una vera e propria rivoluzione, non solo all'interno del cinema italiano, non solo all'interno del western, ma proprio come visione generale del cinema mondiale. Innanzitutto è una rivoluzione dal punto di vista industriale per il cinema italiano. L'esportazione dei film italiani era passata negli anni 40 e 50 per i grandi maestri del neorealismo. De Sica, Rossellini, Visconti, erano loro che facevano i film che poi portavano il nome del cinema italiano in giro per il mondo. Negli anni 50 poi altri maestri che comunque avevano una loro tradizione che era legata in qualche modo al neorealismo, penso ad Antonioni. Ecco, per la prima volta innanzitutto si esporta nel mondo qualcosa che ha a che fare con il genere, con il cinema popolare, ma soprattutto si dà anche, come dire, si rende evidente la capacità dei registi e dei produttori italiani non solo di scimmiottare nel loro cinema popolare i successi d'oltremanica o di oltreoceano, ma di creare un vero e proprio genere. Lo spaghetti western non è come il peplum che dicevamo prima, che rimaneggia, rielabora, orecchia delle idee già avute, ma è una vera e propria invenzione a sé stante, che ovviamente ha dei trascorsi, ovviamente ha delle basi, ma è
è completamente nuova, soprattutto perché è completamente nuova nello sguardo e nello stile. Lo sguardo, quello sul western, è completamente diverso dal solito. Lo sguardo eroico, lo sguardo nostalgico in un certo senso, lo sguardo del western classico, lo sguardo quindi quasi epico del western classico, diventa qui cinico, diventa qui anarchico, diventa qui quasi antiumanista. Ecco, Sergio Leone sembra un regista molto più amante della macchina da presa e dei personaggi come figure piuttosto che dei personaggi come possibili esseri umani. E in questo sguardo così disilluso, così feroce, che anticipa i migliori risultati anche di uno come Sam Peckinpah, che poi il genere l'ha rivoltato come un calzino, praticamente, in questo anticipare c'è anche una visione del mondo ben precisa, che è una visione sporca, una visione che diventerà quasi anarchica, quasi politicamente scorretta, con un film come Giù la testa, che verrà considerato un film terrorista, un film bombarolo, e che si pone come punta dell'iceberg di tutto un movimento di cinema western e non solo politicamente antagonista, potremmo dire. Oppure dall'altra parte completamente estatica, penso a un film come C'era una volta il West, di cui parleremo fra poco. Questo sguardo, questa rivoluzione nel modo di concepire la mitologia e l'epopea western è evidente soprattutto nello stile, nel modo in cui Sergio Leone usa il cinema, usa la macchina da presa, usa il linguaggio delle immagini. Il grande respiro del western di Ford diventa in questo caso invece un respiro affannoso, un respiro frenetico. Il montaggio, soprattutto, è quello che condiziona e esprime il cuore del cinema di Sergio Leone. I piani stretti, le inquadrature strette, i dettagli, gli occhi, le pistole che si contrastano con invece gli spazi immensi. In questo gioco quasi schizofrenico, quasi psicotico, tra la frenesia del montaggio e le inquadrature lunghe, tra la violenza frenetica e invece lo spazio dei luoghi, c'è anche un modo di reinterpretare l'intero cinema. Ovvero lo stile non è qualcosa che si deve adattare alla storia, non è qualcosa che deve diventare parte integrante di un progetto narrativo. Lo stile è qualcosa che fonda la storia. Lo stile è qualcosa che ha a che fare molto più che con il cinema che con altri modi di intendere l'arte. Ecco, è lo stile il cuore del cinema di Leone ed è uno stile straordinario, è uno stile che è un'invenzione totale, uno stile che appunto verrà ripreso, studiato e analizzato da tantissimi. Se volete un approfondimento sullo stile, sulle istituzioni di regia, tra virgolette, di Sergio Leone, vi rimando a un video di Cinefollie in cui lo spiega molto bene, partendo da una scena precisa nel buono, il brutto e il cattivo. Ve lo metto qui. Quali sono i tre film di Sergio Leone che non potete perdere? 1966, Il buono, il brutto e il cattivo, la conclusione e l'apice della trilogia del dollaro, che è stata composta nel 64 da Per un pugno di dollari e nel 65 da Per qualche dollaro in più. Il buono, il brutto e il cattivo è, a mio modestissimo avviso, il secondo più bel film italiano di tutti i tempi, o quantomeno una delle cose più straordinarie che siamo usciti da uno schermo nel cinema italiano. La mitologia western che diventa sostanzialmente uno sguardo a posteriori sulla mitologia americana. È come una riflessione di storia, però messa in mano a uno studente completamente folle, completamente impazzito, che però qui, rispetto agli altri due film che erano molto più secchi, erano molto più veloci, erano molto più taglienti dal punto di vista della storia, della regia, della violenza, qui comincia ad abbracciare quello sguardo quasi estatico che poi diventerà sempre più profondo nel corso dei propri anni. Già la durata in questo senso la dice piuttosto lunga, 3 ore di epica, proprio nel senso stretto della parola, ovvero un grande viaggio all'interno degli Stati Uniti, al confine tra i vari stati degli Stati Uniti, per cercare un tesoro. Ecco, sullo sfondo della guerra civile americana, il cuore del film è un tesoro ed è in questo senso anche una riflessione estremamente cinica e ironica su quello che è il sogno americano e su come il western ha raccontato il sogno americano per anni. È semplicemente una questione di denaro. E in questo viaggio, che allo stesso tempo epico, appassionante, ma molto ironico, molto beffardo, lo stile di Sergio Leone, soprattutto della prima parte della carriera di Sergio Leone, si dispiega in una maniera incredibile. E soprattutto guardate come la regia, l'uso delle inquadrature, l'uso del rapporto
tra il campo, proprio la messa in quadro e i personaggi è fondamentale per definire i tre protagonisti del film, appunto il buono, il brutto e il cattivo, tre icone che sono entrate nella storia del cinema in assoluto, al di là dei generi e delle nazionalità. Clint Eastwood, ovviamente, che deve a Sergio Leone tutto, praticamente, come lui stesso ammetterà, Ivan Cliff e Eli Wallach, tre mostri sacri, tre meravigliosi. Più che attori, tre meravigliose icone che questo film consacra loro meglio per un viaggio che è allo stesso tempo, come dire, il cuore pulsante del cinema italiano, ma anche una capacità di raccontare la storia, di riflettere, che fa di Leone non solo un grande regista, non solo un grande professionista, ma anche un artista a tutto tondo. 2 anni dopo gira un altro film che lascia senza fiato perché sembra l'esatto opposto. 1968 c'era una volta il West. L'esatto opposto perché è un film, anche questo, di grande durata, ma che va ad estremizzare, a radicalizzare il discorso che faceva appunto Ford, il West classico sui luoghi. Qui, se nella prima parte della sua carriera, nella trilogia sostanzialmente, la storia veniva sovrastata dai personaggi, qui la storia, il racconto viene sovrastato dai luoghi, dal silenzio. È credo il film meno parlato in assoluto di Sergio Leone, inquadrature lunghissime, spazi aperti e anche un modo estatico, come dicevamo prima, di raccontare il West. Basti vedere l'inizio, sono 12 minuti senza una parola, solo di campi lunghissimi, spezzati dall'arrivo dei cattivi. Anche qui guardate come la definizione dei personaggi, che ancora di più, proprio perché privi di parole, diventano archetipi, diventano icone di una mitologia complessiva, non solo americana, ma quasi classica, quasi greca, vengono proprio definiti dall'uso delle inquadrature, da dove la macchina da presa li riprende, se è all'altezza dei piedi, all'altezza degli occhi. Film elegiaco per eccellenza e anche qui una grandissima capacità di stile che però comincia a diventare emozionale e arriverà come dire, al suo acme con C'era una volta in America, 1984. Forse il capolavoro di Sergio Leone, forse il film definitivo di una carriera. Io ho avuto la fortuna di vederlo su grande schermo un anno e mezzo fa, circa, quando era uscito nella versione restaurata. Ed è una cosa che lascia senza fiato. In molti hanno parlato quasi di un film proustiano. Leone accetta di dirigerlo dopo aver rifiutato negli anni 70 Il Padrino perché aveva già in mente questa sua versione, della mafia. Se quella di Coppola è una versione nostalgica di un certo tipo di America. Qui invece c'è il racconto, che è un racconto che non va nel ritratto complessivo, ma è un racconto estremamente personale, estremamente intimo, estremamente emotivo, quasi che fosse una biografia traslata di un grande artista che racconta l'America, racconta i ricordi di un certo cinema americano con una capacità di tracciare squarci di cinema memorabili, personaggi e dialoghi che ci ricorderemo per sempre. Ecco, i dialoghi sono una delle grandi forze di Sergio Leone. Quasi in ogni scena c'è una frase da ricordare, da tenere a mente. Qui però, quello che potrebbe essere un semplice esercizio di stile, ossia scrivere battute memorabili, viene un po' messo da parte, pur restando le battute memorabili, perché? Perché l'importante in questo caso è fare del cinema più grande della vita. Se la ricerca dello stile di Leone era quella di fare un cinema appunto che fosse un'esperienza totale per gli occhi, qui ci arriva perché? Perché non può fare a meno di andare a scavare nei propri echi emotivi. Dal punto, ovviamente è chiaro che il lavoro sull'iconografia è fondamentale e i personaggi di James Woods e Robert De Niro sono incredibili, però la mano di Leone, che ha molto meno bisogno di virtuosismi perché è già completamente matura, è maturata nei 13 anni di pausa che hanno portato a questo film, permette a C'era una volta in America di essere un capolavoro assoluto e una delle cose più grandi uscite dal cinema italiano da dopo gli anni 70 a oggi, forse la più grande in assoluto, seppur il film è italiano perché il suo regista è italiano, perché è il primo film completamente americano di Sergio Leone ed è un film che non potete perdervi se volete capire, come dire, il palpito del cuore, l'emozione, il ricordo, la memoria al cinema. Per
film supremo, film di cui potrei parlare per ore e che forse è meglio che mi fermi qui perché altrimenti dovrei fare due video solo su C'era una volta in America. Questo è il mio piccolo ritratto di Sergio Leone, spero che voi andiate a vedere i film, tre film che ho consigliato, ma anche tutti gli altri perché è uno straordinario regista. Questo video comincia un trittico sul cinema di genere italiano, settimana prossima parlo di un regista che ha esordito proprio con Leone scrivendo la sceneggiatura di C'era una volta il West. Settimana prossima vi chiedo chi è Dario Argento?